Cari amici, buongiorno. Viviamo in un paese meraviglioso, il più bello del mondo, su un piano paesaggistico, naturalistico, una ricchezza di biodiversità, dei borghi splendidi collocati in territori dove si baciano, si abbracciano con la natura. Ed ecco poi, nell'ultimo periodo, spuntare come funghi dopo la pioggia queste mostre incredibili, questi paleoliche alte 200 metri, con queste pale spalancate in modo incredibile che dovrebbero rappresentare la salvezza di fronte a questo inquinamento prodotto dall'uomo con la CO2. Questa è la nuova ideologia, questa nuova concezione che non guarda in faccia nessuno e parte da un presupposto sbagliato che tutto l'inquinamento l'effetto del riscaldamento globale, l'effetto serra, è dovuto all'attività dell'uomo. Una dogma da cui inevitabilmente ne deriva già una prima conseguenza. Di, per salvare il genere umano non si guarda in faccia a nessuno, ed eccole qua, queste grandi paleoliche, senza porsi minimamente il problema se i cittadini sul territorio, la loro storia, tradizione le accettano o non le accettano. tant'è che in molte parti d'Italia ci sono gruppi locali che hanno detto no, ma non tanto per questioni ideologiche astratte. Ma perché vengono scelte dei posti che vanno a intaccare non soltanto esclusivamente le radici di queste persone, il luogo amato, ma producono degli effetti estetici devastanti, senza contare le conseguenze anche. Per, amiamo tanto gli uccelli migratori ed altro, abbiamo tante associazioni che si sono battute in silenzio adesso perché per salvare il genere umano eh, si deve pagare questo e ben altro. E gli effetti poi a livello turistico culturale, insomma una cosa che noi riteniamo di dire, noi siamo contro questo, chiamiamolo l'eolico selvaggio e per un giusto eolico. E devo ringraziare il senatore Manfredi, sensibile, attento a queste cose, che inevitabilmente anche lui ha avuto occasione di verificare, toccare con mano, anche nella sua Toscana, come guardando in faccia a nessuno. E in nome della salvezza del genere umano stiamo correndo il pericolo di creare dei stupri estetici ambientali, delle conseguenze antropologiche, turistiche, culturali, umane, incredibili e io ringrazio il senatore Manfredi che è qui perché lui condivide con noi il lancio di un comitato nazionale, anzi l'abbiamo chiamato in positivo per il giusto eolico, ma il sottotitolo contro l'eolico selvaggio. Senatore a lei la parola Cosa? Grazie mille per essere presente. Grazie a loro dell'invito e grazie anche ai nostri telespettatori. Eh, devo confermare che il eh, nostro Paese è interessato, in base agli impegni che sono stati assunti in sede comunitaria, eh, in un grande impegno eh, sul fronte della decarbonizzazione. La premessa è appunto quella. Per cui, in base agli impegni assunti eh, nei vari protocolli e nei vari documenti che sono stati eh, alla base degli accordi del diciamo, patto di decarbonizzazione, mh, il nostro Paese deve, tra le altre azioni da intraprendere, eh, ricorrere a quelle fonti eh, diciamo di produzione di energia elettrica dal rinnovabile ed in particolare anche da eolico con delle precise tempistiche e dei precisi timing ai quali siamo vincolati appunto da questi impegni che sono impegni di carattere internazionale sui quali sono state costruite delle politiche anche di PNRR. E eh, quello che riguarda appunto il tema dell'eolico è la necessità di dover installare nei prossimi anni delle quote di eh, megawattora eh, produzione di energia elettrica appunto attraverso fra le varie possibilità anche quella dell'eolico che andranno inevitabilmente a incrementare la presenza di queste grandi strutture come correttamente stava appunto dicendo c'è il pericolo che eh, l'incremento richiestoci nell'ambito degli impegni sottoscritti eh, di eh, incrementare questa presenza di impianti per la produzione di energia da fonte eolica, che sono tra le altre eh, delle produzioni tipicamente rinnovabili, cosiddette non programmabili, ovvero sia che eh, rispetto ad altre mh, diciamo, fonti di approvvigionamento di energia, queste sono sottoposte ai normali fenomeni climatici quindi quando non c'è il vento non si produce energia elettrica eh, gli impianti utili per questo tipo di produzione sono appunto le paleoliche e le paleoliche devono naturalmente essere collocate in località esposte al vento eh, in questi giorni il governo è impegnato in un diciamo in una sorta di ricognizione delle cosiddette aree idonee, ovvero sia quelle che saranno preferibilmente deputate a vedere installate queste strutture. Purtroppo, come stava ricordando, sui nostri territori si sono anche sviluppate delle sensibilità civiche, ambientaliste, paesaggiste, eh, di tutela del patrimonio storico-culturale, che stanno sottolineando quale possa essere l'impatto di queste grandi realizzazioni eh, nella eh, diciamo, mh, cornice di paesaggi incontaminati storicamente rimasti come erano e come ce li hanno lasciati i nostri predecessori e è giusto domandarsi quale possa essere il limite oltre il quale non pare opportuno intervenire in aree sulle quali potrebbe andare a impattare pesantemente la realizzazione di queste strutture. Gli ultimi decreti, devo dire, che questa maggioranza di governo della quale faccio parte, ha eh, in qualche modo concretizzato l'attuazione, cercano tuttavia di semplificarne l'installazione avendo anche ridotto le distanze da beni paesaggistici, da beni diciamo, che hanno un valore. Da un punto di vista storico paesaggistico e è evidente la preoccupazione che possano in qualche modo diventare sensibili aree eh, per le quali fino ad oggi invece il valore paesaggistico, l'incontaminata bellezza dei, pa dei panorami eh, era rimasta in qualche modo in tonsa. Ehm, quindi c'è la necessità di contemperare l'esigenza di raggiungere degli obiettivi di natura in qualche modo eh, ambientale, indiscutibile, che nessuno ovviamente vuole porre eh, in qualche modo inclinare, e dall'altra la necessità di preservare delle aree che eh, possono invece continuare a costituire una fonte primaria eh, per il turismo, soprattutto quello eh, diciamo dei luoghi maggiormente preziosi che sono quelli delle nostre campagne, delle nostre aree eh, collinari eh, rispetto ecco, a queste. Una delle soluzioni potrebbero essere gli impianti offshore, ovvero sia eh. quelle strutture galleggianti destinate ad esempio a installazione marina eh, presso località, ovviamente in, anche qui eh, individuate attraverso delle indagini, eh, diciamo, meteo-marine. In quelle aree dove si riscontrano maggiori ventilazioni periodiche. Eh, lei sa, per esempio, che anche sull'Opstore in Sardegna si è creata una reazione fortissima perché, perché queste scelte sono state fatte non direttamente verificando la compatibilità tra la vocazione turistica, paesaggistica, quello che è quella che io chiamo le radici profonde. Di chi vive lì, ma in maniera puramente burocratica. E tenendo conto, e la domanda anche che gli faccio, dico la Sardegna, ma anche nella sua Toscana, ci sono vari gruppi nell'Emilia-Romagna, in Calabria e potrei proseguire. E dietro cosa c'è? I grandi multinazionali, mi sembra, più che, che sono pronti a tutto facendo pressioni e correndo il pericolo di passare sopra la testa della volontà popolare, dei comuni e così via. Mi sbaglio? No, è la verità. Purtroppo eh, di fronte diciamo, a questo fenomeno di grande virulenza nella diciamo anche, eh, incentivazione dell'installazione di fonti rinnovabili, tenete conto che ad oggi siamo circa eh, a 12.300 eh, MW totali di parco, di parco eolico in Italia, al 2030 dovremmo arrivare a 28.140. Quindi c'è eh, la palese evidenza di, una, u, di un ulteriore apporto di più del doppio di quanto fino ad oggi realizzato. E, e questo ovviamente va a inclinare un po' una sorta, chiamiamolo anche di, 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 diciamo di patto sociale con eh, le nostre comunità, perché il più delle volte il problema serio di queste impiantistiche è che i paesi che forniscono le materie prime e Soprattutto questo è evidente nel fotovoltaico, nell'eolico abbiamo diciamo, un minore impatto. Ma la maggior parte delle grandi aziende operatrici che eh, forniscono questo tipo di impiantistiche eh, sono aziende non italiane. Benché tantissime invece si stiano specializzando anche nel nostro paese per realizzare. Ecco, diciamo però, fondamentalmente, ad esempio, faccio il caso del fotovoltaico. Il cui mercato è totalmente in mano alla Cina dalla, eh, dal reperimento delle materie prime fino ad arrivare alla diciamo, costruzione dei pannelli, ecco, c'è anche il rischio di trovarsi esposti ad aprire i nostri mercati alla diciamo selvaggia invasione di, eh, in qualche modo ecco, della Cina democratica, donita, popolare, nazionali. dei diritti civili e così via. E un'altra osservazione che mi permetto, ed anche questa credo che sia, sia fondamentale. La scelta dell'Unione Europea legata al PNRR, perché poi c'è anche il giochetto che se per avere tutta una serie di finanziamenti devo temperare una serie di vincoli, rinvia ancora una volta a un, un, un punto di partenza fondamentale. Che sia l'uomo responsabile l'unico di tutto il riscaldamento globale. Ma se questa diagnosi è sbagliata, anche la terapia è sbagliata. Cioè, vuole dire che noi siamo costretti, anzi, spero che ci sia una risposta forte a livello europeo, a riempire questo paese splendido, piccolo paese, con dei gioielli paesaggisti, naturalisti, di fotovoltaico, di eolico, di solare. Ma sulla base di quella scelta del 2030-2050, 2050, 2050 eh, non deve essere tutto il CO2, deve essere il mostro che, che, che fa scomparire il genere umano. Questo è che dobbiamo combattere anche, perché anche per l'agricoltura, ne abbiamo parlato in un'altra puntata, è, è l'effetto di una diagnosi sbagliata, direbbe il grande Ippocrate. Diagnosi sbagliata porta a terapie sbagliate. Mi sbaglio? Beh, la domanda potrebbe Evidentemente essere stimolata anche dal timore di vedersi in qualche modo minacciati nell'ambito delle cosiddette mutazioni o cambiamenti climatici. È evidente che di fronte a questa accelerazione nella produzione del, diciamo dell'energia rinnovabile, un aiuto potrebbe arrivare da questa ultima novità che, in ambito comunitario è stata dettata dalla scelta di incrementare la possibilità per i paesi comunitari di rivolgersi al nucleare, quale possibile fonte di produzione di energia che può in qualche modo colmare quel gap che le sole rinnovabili non sono in grado di soddisfare, ovvero sia la programmabilità, cioè il fatto che si possa tenere conto che il problema della tensione non equivale... A quello della potenza cioè eh, il fatto di produrre tanta energia non significa che la si, voglia, la si possa in qualche modo poi adoperare costantemente quando serve ammesso che non si investa anche nel settore degli accumulatori quindi ciò che si produce viene accumulato e poi viene consumato ma qui è chiaro la scienza sta facendo passi in avanti ma deve scontrarsi anche con l'evidenza di poter non... andare ci mancano pochi secondi. In una delle puntate abbiamo proprio parlato del, del nucleare ultima generazione. Ed è proprio questo l'aspetto: che la scelta, in modo particolare in Italia, con questo fronte no, no contro il nucleare, quando invece sappiamo benissimo che c'è stata una direttiva dell'Unione Europea che ha inserito il nucleare di ultima generazione fra le fonti verdi. Quindi c'è un'alternativa ed è un'alternativa che non ha tutti questi impatti e noi ci impegneremo fino in fondo per, per questa battaglia, perché amiamo questo Paese e, e quindi credo che e, e col Senatore abbiamo una piena assonanza su tutto questo, mi sbaglio. Quindi io intanto, ecco, io purtroppo il tempo è tiranno e, e adesso eh, io intanto la ringrazio, lo dico Saluto ai per i nostri ascoltatori. Partirà questo comitato per il giusto eolico, sottotitolo contro l'eolico selvaggio, grazie anche al senatore, che ovviamente è uno che nella, nel, al Senato ha la sensibilità, ha compreso l'importanza di questa cosa. Prima di lasciarvi, ricordo manifesto per un nuovo ambientalismo, Armando Editore, mi raccomando, qui c'è tutte queste cose anche e se avete qualche secondo andate su Google, fate scrivete ambientalisti liberal e potrete saperne molto di più e con questo noi continuiamo a fare da eretici, da ambientalisti eretici pronti a essere bruciati dal pensiero dominante l'impegno che è stato fatto nei secoli per tutti gli innovatori grazie mille